L'amministrazione comunale di Colli al Metauro, in collaborazione con le Proloco di Montemaggiore, Saltara e Serrungarina, ha organizzato la rievocazione Era ieri, i polacchi verso la linea gotica. L'evento, che si è svolto nelle giornate del 21 e 22 agosto, ha l'obiettivo di mantenere accesa la memoria di un importante momento storico avvenuto nel territorio comunale negli stessi giorni del lontano 1944. Oggi celebriamo il 73° anniversario della liberazione della vallata del Metauro e lo sfondamento della linea gotica da parte delle armate alleate ed in particolar modo del secondo corpo d'armata dell'esercito polacco comandato dall'allora generale Anders. Abbiamo proprio voluto dare risalto, diciamo, all'unità di questo territorio anche attraverso una commemorazione storica che riguarda un po' tutta la vallata del Metauro, un territorio molto più vasto. Abbiamo voluto onorare anche proprio il secondo corpo d'armata polacco e la figura del generale Anders, perché è stato quello forse ai tempi bellici più snobbato, tra virgolette, dai comandi generali, ma probabilmente il corpo d'armata che ha più di altri dato anche in vite umane proprio per la liberazione dei nostri territori. E questo secondo me fa onore anche a questo momento e ci fa onore la presenza qui della delegazione polacca, così come era avvenuta l'anno scorso anche nella stessa città di Fano. Durante l'evento è stata presente anche una delegazione dell'Associazione Famiglie dei Combattenti Polacchi in Italia, come Anna Maria Anders, figlia del generale Anders, che fu a capo dell'esercito polacco e che per primo sfondò la linea gotica sul tratto medio-basso del fiume Metauro, costringendo la ritirata verso le colline di Monbaroccio e della Valle del Foglia alle truppe naziste di occupazione. Sono veramente molto felice di essere di nuovo a Montemaggiore. Sono stata a giugno per la prima volta e mi hanno parlato della lapide che oggi abbiamo, commemorazione del corpo polacco. Il mio padre era comandante del secondo corpo polacco, il generale Anders. In Polonia ci furono 6 milioni di morti,